Ehi, bentornati! Oggi finalmente è arrivato il momento della lettura dell'episodio 2, non vedevo l'ora. Tra i tre webtoon che sono usciti, The Live è quello che mi è piaciuto di più, sia come storia, sia come concept, sia come disegni. Vi invito ancora una volta ad andare su webtoon, a seguire l'opera e a mettere mi piace all'episodio. E iniziamo subito. Sono sicura che tu provino la stessa cosa, ma io davvero, davvero, davvero non voglio essere scambiata per un vampiro. Non c'è nessun altro al mondo che li odi più di me. Mamma mia, inizia già super incattivita. E infatti lo vediamo un po' a disagio. Però che bello è. Hello, Ellie. Ciao. Ellie. Ed è esattamente per questo che io sono così emozionata di essermi trasferita qui. Non ci sono vampiri in questa scuola. Sì, credici. Sì, hai ragione. Quindi non sarò nemmeno scambiata per un vampiro. Sono davvero felice. Che carina. Deve essere stato un periodo difficile per te. Non c'è modo in cui io possa descriverla a parole. Sono stata scambiata per un vampiro infinite volte ed è tutta colpa di quegli stupidi vampiri. Guardate la sua faccia condiscendente della serie. Ok, va bene, non è che io te l'abbia chiesto, però fai pure. I miei genitori mi dissero che prima che nascessi i vampiri erano soltanto delle creature mitologiche che esistevano solo all'interno delle favole. Non so perché le cose siano cambiate. Questo silenzio mi puzza un po'. Oh, giusto! Sei venuta a cercare il tuo libro, vero? Dove l'ho messo? Lo prendo io per te. Oh, non ci sono problemi, posso prendermelo da... È questo? Oh, sembra così antico. Ora stai a vedere che ha un libro magico. Sì, ho una passione per i libri antichi. Ah, capito. Quindi è per questo che sei entrata alla The Sellis Academy? La nostra scuola è conosciuta per avere tantissimi libri antichi. Eh? Ah, oh, sì! Non avevo tanti amici a scuola, quindi tutto ciò che facevo era leggere. L'unico amico che io abbia mai avuto era Chris, per essere esatti. In ogni modo, non ho mai visto qualcuno leggere un libro del genere. In questi giorni le persone in generale non leggono tantissimo. Di cosa parla questo libro? Cosa? Soltanto qualche vecchia storia. È così? Dovrei darci una lettura prima o poi. Mi sa che quel libro è proprio off limits, ho questa sensazione. Oh, comunque sono contenta di vederla così rilassata con una persona della sua età. Cioè, non è un muro che cerca di tenere tutti lontano. Scusami. Scusami? Di cosa? Ti ho trattenuto troppo a lungo, non è così? Immagino di essermi fatta trasportare un po' troppo. È passato così tanto tempo da che qualcuno mi abbia parlato come se fossi una persona normale. Non preoccuparti, mi ha fatto piacere parlarti. Ecco il tuo libro. Allora, io li sto già shippando. So che è ancora un po' presto per iniziare a shippare le coppie, però sappiatelo. Grazie. Allora io vado. Ok, ciao. Avrei dovuto chiedergli il nome e chiedergli se potevamo vederci altre volte. Era la mia occasione per farmi un amico. Ho fatto di nuovo un casino. Scusate. Se torna e si presenta. Ragazzi, io sono un'eterna romanticona, non ci posso far nulla. Ehi, mi sono dimenticata di chiederlo. Come ti chiami? Cosa? Diglielo, Suha. Io? Hai chiesto il mio nome? È Suha, sono Suha. Suha? Che bel nome. Non vuoi sapere il mio nome? Sì. Eh? Sì, certo che voglio saperlo. Come ti chiami? Adesso lo chiedi, eh? Va bene, te lo dirò lo stesso. Il mio nome è Ellie. Sono del quarto anno della The Sellis Academy. Allora, parentesi, dodicesimo grado corrisponde più o meno al quarto anno, o meglio al senior year. Considerate che nella maggior parte del mondo non c'è il quinto anno come in Italia alle superiori, quindi è l'ultimo anno di superiori e quindi hanno più o meno 17-18 anni, che per i coreani sono 18-19 anni perché aggiungono un anno in più dato che iniziano a contare l'anno d'età
dal momento in cui uno è stato concepito, quindi uno quando nasce tecnicamente ha già un anno in Corea. Diventiamo amici? Certo, mi piacerebbe. Ci vediamo in giro. Ciao. Ciao. Eli. Ok, sono iniziate le lezioni. Beh, gli studenti sono un po'. Eli! Oh, Gino, eccoti qua, ti stavo cercando. Ragazzi, questi canini così? Per dire, eh. Ok, stavamo per andare senza di te. Oh, mi spiace. Stavo parlando con un nuovo studente. Un nuovo studente? Ho sentito che una persona nuova si è appena trasferita. Una ragazza, giusto? Sì, è nel vecchio dormitorio, proprio dove ci incontravamo prima. Che cosa? Nel vecchio sgabuzzino. Sarà scomodo. Ragazzi, mi piaceva davvero quel posto. Era nell'angolo dove il sole non batteva mai. Immagino che non potremo più andarci adesso. Beh, forse possiamo ancora se diventiamo suoi amici. Sei bravissimo a farti amici, Shion. Cosa vorresti dire? Diventare amici con un umano? Solon. Scusate, la perfezione di Sangwon anche in webtoon ne vogliamo parlare, cioè sono tutti bellissimi, ma lui è sempre l'Ice Prince. E vabbè, questo è palesemente Jay. La vignetta qua è scritta strana. Non è che magari stanno comunicando tipo telepaticamente o una cosa del genere. Lo dico perché avevo visto che in Drunk Taste Hee-sun comunicava telepaticamente con Jay. Quindi le ho detto il mio nome e chiesto di diventare amici. Il suo nome è Suha. Solo una ragione, Ellie. Non dovremmo frequentare altri ragazzi. Esattamente. Non ne abbiamo bisogno prima di tutto. Solon, so di cosa sei preoccupato, però lei ha qualcosa di diverso. Qualcosa di simile a noi, ma non esattamente lo stesso. I suoi poteri. Lei è uno di noi? E allora come ha fatto a entrare nella nostra scuola? Sono vampiri, ragazzi! Sono vampiri! Abbiamo la conferma! E stanno parlando telepaticamente, perché vedete che le bocche sono tutte chiuse e che la vignettina è disegnata in modo diverso? Non ci sono più altri come noi. Ci siamo soltanto noi. Sì, lei non è uno di noi, ma è diversa. Mi sono sentito attirato da lei per una qualche ragione. Ecco perché si era girato. Che cosa, Eli? Ti sei per caso innamorato di lei? E lo prende in giro. Noi non abbiamo emozioni del genere e non dovremmo averne. Non ha senso diventare amici degli umani. Gli umani sono d'accordo. Frequentarci non le porterebbe altro che problemi. Ad ogni modo, tutti voi state lontani dalla nuova ragazza. Aha, nice tempismo, nice tempismo, complimenti. Bene, un'altra settimana così, come la mettiamo? Allora, mi sta piacendo tantissimo e sto rosicando tantissimo che la puntata sia già finita. Avrei voluto molto di più, avrei avuto bisogno di almeno altri 3-4 capitoli. Comunque stiamo arrivando a qualcosa e abbiamo avuto una specie di conferma che Suha non è un vampiro, ma che ha qualcosa che hanno anche i vampiri. Potrebbe essere magari una metà, tipo uno dei suoi genitori è un vampiro, l'altro è un umano e quindi magari è un misto. Non lo sappiamo, possiamo fare qualche ipotesi sulla questione. Mi è piaciuto un sacco, davvero. Mi è piaciuto anche il fatto che ogni personaggio sia così tanto diverso l'uno dall'altro, di quelli presentati adesso, proprio come sono gli Enhypen, e vediamo come andrà la prossima puntata. Vi ringrazio ancora una volta di aver guardato questo video, vi invito a seguirmi, lasciare il mi piace e se vi sentite espansivi a lasciare un commentino. Ci vediamo domani con The Star Seekers dei TXT. Ciao ciao!